siamo a Brancaleone, il paese calabrese dove Cesare Pavese venne confinato tra l'agosto del 1935 e il marzo del 1936. Un confino politico. Pavese custodiva delle lettere indirizzate a Tina Pizzardo, la donna dalla voce rauca che Pavese aveva amato in quel periodo della sua vita e che gli hanno appunto causato prima il carcere a Torino, poi a Roma e successivamente il confino qui a Brancaleone. Qui Pavese scopre la lontananza, scopre il distacco dagli affetti, dalle amicizie, dalla città, dalla sua città, da Torino e dalle sue colline. Ma di fronte a questo mare che lui considerava come protagonista del carcere, il romanzo che poi ha dedicato per raccontare questa esperienza, scopre il mare che lui considerava appunto una quarta parete di una cella, ma come sappiamo bene i limiti per Pavese sono opportunità per far lavorare la creatività e dunque il mare, questo limite infinito come le sue colline, rappresentano un'occasione per andare oltre, per superare i limiti che fisicamente ci vengono imposti. E infatti qui inizia a scrivere quello che poi diventerà il mestiere di vivere, il suo diario che tanta importanza avrà nella comprensione di tutta la sua attività professionale e umana, ma soprattutto qui scopre il Mediterraneo, scopre la classicità, scopre probabilmente quelle fascinazioni che poi cercherà ancora una volta nell'elaborazione della sua teoria del mito, che sarà successiva dagli anni 40 in poi e che culminerà nella scrittura del testo, come sappiamo, quello più importante per la sua attività intellettuale, che sono i dialoghi con l'Eucoe che noi a Santo Stefano Belbo custodiamo nella sua copia originale, quella che reca appunto l'ultimo messaggio di Pavese prima di togliersi la vita, quel perdono tutti e a tutti chiedo perdono, va bene, non fate troppi pettegolezzi che conosciamo tutti. Oggi a Brancaleone scopriamo la città di oggi, quello che era probabilmente il paese di Pavese attraverso le testimonianze delle persone che oggi vivono questa realtà e che ci condurranno alla scoperta di questo mare, che era il mare di Pavese, ma che è il mare nostro, esattamente come tutti i contenuti dello scrittore. Sono specchi all'interno di cui ognuno di noi ritrova una piccola parte di se stesso, ed è per questo che la letteratura e l'esperienza intellettuale di Pavese sono dei classici importanti e fondamentali per la costruzione del nostro percorso di vita. Siamo nella spiaggia di Brancaleone, di fronte allo scoglio lungo amato da Cesare Pavese, che qui trascorreva le ore pomeridiane facendo i bagni. Ci troviamo in un posto che dal 1935, l'anno in cui Pavese arrivò a Brancaleone per scontare il confino politico, non è cambiato molto, anzi, non è cambiato quasi praticamente per niente. E invece è cambiata la Brancaleone del 1935 descritta da Cesare Pavese nel carcere. È cambiata chiaramente perché sono passati tanti anni, è cambiata dal punto di vista urbanistico. Sicuramente una caratteristica non è cambiata, che è quella dell'accoglienza, della cordialità nei confronti da chi viene da un'altra parte dell'Italia, un'altra parte del mondo. Perché i brancaleonesi hanno questa stupenda caratteristica, che è quella dell'accoglienza. Una caratteristica chiaramente che viene da lontano, dal retaggio greco. La gente di questi paesi
è di un tatto e di una cortesia che hanno una sola spiegazione. Qui, una volta, la civiltà era greca. Persino le donne, che a vedermi disteso in un campo come un morto, dicono «Esteu confinatu!» Lo fanno con una tale cadenza ellenica che io mi immagino di essere ibico e sono belle contento. Nel momento in cui i brancaleonesi hanno contezza della pubblicazione del carcere di Cesare Pavese, si è aperto, come dire, un dibattito che è sfociato in un rapporto di odio-amore con lo scrittore, perché i brancaleonesi in parte hanno colto, o forse in maniera preponderante, quello che allora è sembrato come una descrizione negativa del paese. Invece in realtà, secondo me, oggi bisogna guardare il carcere sotto un'altra prospettiva, come una fotografia dell'epoca con tanti aspetti positivi, tra cui, come dicevo prima, quello dell'accoglienza, dell'ospitalità. Da lì bisogna, secondo me, ripartire per dare un'immagine di Brancaleone diversa, una Brancaleone dinamica, che in questo momento sta conoscendo anche un fenomeno di restanza, grazie soprattutto alle imprese locali che stanno lavorando in maniera egregia per la valorizzazione dei prodotti tipici. Penso alla commercializzazione del bergamotto, delle mandorle e degli altri prodotti tipici. Mi piace anche fare una precisazione, perché nella biografia di Pavese, spesso nelle biografie di Pavese, nei testi letterari, Brancaleone viene identificato come Brancaleone Calvo, probabilmente perché siamo nella punta più meridionale dell'Italia. In realtà Brancaleone è Brancaleone e secondo me, grazie anche a Cesare Pavese, non è più neanche necessario aggiungere, no, questo aggettivo calabro. Come rappresentante dell'amministrazione locale di Brancaleone ci siamo assunti l'impegno di valorizzare la figura di Cesare Pavese attraverso una serie di eventi che possano dare risalto alla figura di Cesare Pavese e chiaramente anche incrementare il turismo culturale. Il 4 agosto del 1935 Cesare Pavese scende, arriva alla stazione di Brancaleone e la prima cosa che fa è recarsi al municipio per la registrazione. Dopodiché per 4 giorni soggiornerà presso l'Hotel Roma. L'Hotel Roma, siamo proprio sotto gli alloggi dell'Hotel Roma, questo piccolo alberghetto in cui si poteva soggiornare qualche giorno. Ma siccome il Ministero dà comunicazione a Cesare che doveva trovarsi un alloggio e quindi pagarselo, viene, tra virgolette, costretto a trovare un alloggio privato, grazie alla complicità, ovviamente, che stringe insieme agli abitanti locali che conosce quasi nell'immediato. Troverà questa abitazione che andremo a vedere. Ci troviamo appunto dove era la sede del bar, dello storico Bar Roma, luogo di incontro pubblico, luogo di socializzazione della città, della piccola cittadina di Brancaleone. E appunto al piano terra vi era il Bar Roma con le sedie in plastica proprio del periodo, e al piano superiore degli alloggi, appunto. Oggi è diventato il punto numero 2, il luogo numero 2 dei luoghi pavesiani, grazie al quale la Proloco di Brancaleone ha costituito un percorso di 5 luoghi digital pavese. Abbiamo usato questa terminologia, questo inglesismo, appunto perché Pavese era appassionato e innamorato della letteratura americana, e quindi con un linguaggio immediato digital pavese è possibile oggi in maniera digitale poter fare il percorso autonomamente o guidati grazie alle nostre guide.